Un colpo sul fianco, Andre. Gli sto dando, hai voglia. Sto cazzo di inchiodatore tu, sto rumore ridicolo. Pium 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 pium. Bellissimo. Non sparacchiare. Oh, il corno, il corno. Che cazzo vediamo? Bella raga, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Kino. Oggi finalmente siamo arrivati alla battaglia reale. La battaglia contro il boss di Vallarguta, non vedo l'ora di ammazzare di botte questo mostro finale. Lo faremo insieme con un ospite speciale, lo faremo con mio fratello. Allora raga, eccoci qua pronti ad affrontare il boss. Non è ancora nato. Ci sei, Andre? Sì. Non la farò da solo questa missione perché... senza perché, la voglio fare con mio fratello. Punto e basta. Bella raga. Giorno di paga. Non mi Arriviamo. Sono mai presentato. Ah, vabbè, non c'è problema. Ti presento io poi in un video apposta. Ecco il boss, raga. Mica, comunque mi ricorda tanto il Mefistofele, a te no? Il Mefistofele su Call of Duty. Non so quale sia, sinceramente. Il diavolo, te lo ricordi alla fine? Ah, sì, il diavolo, sì. È uguale. Dobbiamo sparargli ai punti deboli. Ecco, vedi? Punti deboli. Io mi avvicino un pelo. Minchia, ma perché... dite tutti che è così difficile mirare con l'automira? Perché ti sposta l'automira sempre al centro, perché ora era al centro, ora vedrai. Ecco, vedi ora sul braccio, vai. Arriva sul braccio. Mi ha volato in alto. Ci sono le cose tipo il PvP. È presente le aree corrotte, diciamo. Che elemento è? Bella domanda. Uso l'arma fisica. Tommy gun. Prendi questo. Ok, tu non riesci a parargli al braccio, scusa. In due non ce la facciamo in una botta a buttarglielo più che altro giù. Non riesci a mirare. Non ho capito dov'è che li devo sparare. Dove si illumina, vedi? Vedi che c'è un punto che si illumina. Ah, a destra, ok. Raga, sì. GG per mio fratello, livello 130, non sa dove deve sparare. E è la prima volta che faccio questa missione. Vai, vai. Sul lato, eh? Uccidi inchiodatore che spara tanti colpi ed è lento. Ma io c'ho il Tommy Gun. Quando lo prendo col critico li faccio malissimo, hai visto? Tu sei col trifoglio, sei, eh? Sì. Lancia due torrette. No, non li fanno. Tienile per dopo, fidati, non lanciarle. Ormai. Tutte e due le lanciate? Una prima, una ora. Te l'avrei dovuto dire, colpa mia. Io fino a prima di entrare in missione non sapevo neanche cosa stavo andando a fare. Ce l'hai una masomune craftata anche per me, tipo? Craftata no, te la craft. Me la crafti al volo? Sì. A 106. Oh, dobbiamo vieni, dobbiamo picconare il corno ora, eh. A 130. Aia. Cosa succede? Dobbiamo picconargli il corno oppure con la spada. No, tieni. Dai, però ora tu continua. Ma se facciamo una scala tipo? Boh, io mi sto trovando bene così. Ok, perfetto. Dai, ce l'abbiamo quasi. No, sono volato giù. Perfetto, un corno è andato. Dobbiamo fargli anche l'altro corno ora. Ah, non ho visto che mi aveva switchato la Masamune. Pensavo di essere ancora con Pugnaleone. Bello però, mi piace, è una cosa alternativa. Aia. Sì, devono mettere qualcosa. Questa di nuovo. L'ho sentita. Spaga. Questa cos'era? La mossa di Vegeta era... il Big Bang, no? Solito raggio di... questo è il raggio di Far Cry. Occhio alla pioggia. Di meteore. Vabbè, molto easy rispetto... Infinite Warfare.
se si girasse. Ok. Vai, cioè, è dal tuo lato. Ora ci sono pure i Mist Monster. Aia, che male sto iperraggio. E invece sto mostro della Dragonite. Mi sta rompendo le scatole. Io ce l'ho di spalle. È sparito il punto viola. Ok, dal tuo lato. Ah, mi ha dato uno schiaffo, mi ha dato. Suspense prende schiaffi dal diavolo. Dal mostro finale, oddio. Cosa rappresenta? Un diavolo questo, no? Un miscuglio tra tutti i giochi che sono usciti fino adesso. Con un boss simile. Hai la vita? Sì. Vai. Perché da solo quando muori hai perso. Se muori. Ah, sì? Sì. Cioè non è impossibile, però è sbatti da fare. Veramente sbatti. Chiamo sto Smasher. Mamma mia, non riesco a mirargli il punto. Io sì, non è difficile. Sì, ogni tanto sì, ma c'è l'automira che... È solo la prima mirata che... C'è l'automira che mi porta via. E non spammare alle due. E chi spamma alle due? Aia, t'è incapato. Ok, mi sacrifico. Un colpo. Un colpo sul fianco, Andre. Gli sto dando, hai voglia. Sto cazzo di inchiodatore tu, sto rumore ridicolo. Pium, 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 pium. Bellissimo. Non sparacchiare. Oh, il corno, che cazzo ridiamo? Cos'è il corno? Dobbiamo picconare il corno. Aia. Sì, io sono morto, altro che picconare il corno. Rianimati. Aspetta, ancora devo morire. Non mi fa rianimare. Come no? Veramente? Non mi dice X di anima. Aspetta, arrivo, Mi dice solo a terra. Aia, ma l'ho fatto sbalzare pure via, ma qua. Arrivo perché sennò ci muoio pure io. Dove sei? No, Andre. Qua. Non ho neanche la vita, non ho. Fermo. Vetra. Aia. Gli ho picconato mezzo corno, quindi dobbiamo rifarlo. Ha dato errore, infatti. Che cosa ha dato errore? Non hai sentito Cioè, errore nel senso. Avrei dovuto tipo rianimarti e poi andare a picconarlo insieme, però non so se ce l'avremmo fatta comunque. Mi si è buggato purtroppo. Non ci posso fare. Come si è buggato? Mi si era buggato. Ah. Ok, l'ho colpito di brutto. No, ma perché mi devono venire addosso tutti sti abietti a me? Ma che cavolo. Ok. No, un colpo solo. Uno smasher pure. Cioè, lo smasher. Quanti sono qua? Gliel'ho dati i colpi, anche due, non muore. No, almeno mo con questi zombie che spawnano così è più divertente. Marco, aiutami a far fuori sto smasher che mi sta scartavetrando i piedi. Non riesce a farlo fuori. Aia! Continuava a lanciarmi via, continuava. Quanti cavolo di abbietti ci sono? Ho finito pure le munizioni. Anch'io ho finito le munizioni, nello stesso momento che l'hai detto. Craftiamo al volo. Ok. Mi avvicino un po' di più perché così non riesco. Aia. Vai, sul braccio. Mamma mia, non ho mirato neanche una volta. Ci sei, Andre? Sì, sì, fatto. Devo cambiarmi arma, però. Dal mio lato ora, Vuoi una Tommy Gun? Quanti me ne stanno arrivando addosso? Un colpo? Niente, non gli è entrato l'ultimo colpo, boh. Ok, gli è entrato ora.
ancora. Ok, perfetto. Andrea è il corno ora in teoria, secondo i miei calcoli. Infatti, andiamo. Lancialo per torrette. E dov'è sto corno? Da me, dove sono io? Ah, mi ha lanciato via mia. Anche a me. E cosa ci fa la malachite qua in terra? Dammi la malachite, brutto mostro. Aia. Mi sta scartavetrando, Oh Gesù, ma possono mai fare un gioco così buggato? Ma veramente, oh. Usa la vita se ce l'hai, usa la vita. Perfetto, no, gliel'ho fatto. Ok. E mo dobbiamo spararli in teoria. Lancia tutto quello che è addosso. Vabbè, adesso easy. Adesso sì, gli entrano tutti i colpi. Minchia, le hai prese, brutto demonio. Balliamo, Andre? Balliamo insieme? 3, 2, 1. Mi sta ricaricando. Nabbo non si sa coordinare. Niente, raga, questo era il video del boss. Ci sta l'alternativa. Secondo te cosa ne pensi, Andre? Sì, è bello. Dobbiamo metterne uno ancora più forte a Montespago e diverso, magari. Oh, qui c'è una cattura magari progetti, lo metteranno. Vantaggi. È vero. Vieni. Aspetta le ricompense. Speriamo che lo metteranno. Adesso quanta roba no, c'era? No, non ho fatto in tempo a prendere tutto. Ma mi darà qualsiasi cosa? Quelle cose le dà tutte. Adesso vediamo nella schermata insieme. Comunque il boss ci sta. Speriamo ne aggiungono appunto un altro a Montespago. Differente, magari giusto sistemare quelle cose. Nel senso che, cioè, mi fai costruire per andare in alto nel corno. Poi mi passa attraverso le costruzioni perché ci sono gli zombie in acqua. Insomma, sistemare giusto queste piccole cose. E per me è perfetto, ci sta come mini boss, diciamo. Piuttosto semplice comunque, raga, Non so se è perché sono io a livello alto, ma è piuttosto semplice. Ecco le ricompense del boss, raga. Un botto di roba. Abbiamo, 100 di oro, 10.000 più superstiti. Battaglia reale. Ci fa scegliere tra rasoiatrice, tagliateste, barolama o pestatore. Io andrei di tagliateste. Tanto ho già tutto il resto. Anthony Steel Wool, 250 chiavi inglesi, 225 stravantaggi viola, un eroe mitico. Poi l'allerta, vabbè, ci ha dato i fulmini, non ci interessa. La goccia di pioggia per 5 gocce di pioggia e niente, i materiali sono quello che sono. L'importante è aver finito tutti gli incarichi e soprattutto, raga, abbiamo la spilla anche noi, perché ricordiamo che se battiamo il boss entro il 2 gennaio, la Epic Games ci darà una spilletta, ci invierà direttamente nella posta di casa una spilletta che raffigura il boss, che secondo me potrebbe non valere niente al momento, ma tra 5 anni, se non rimettono più questa spilletta, secondo voi che valore potrà arrivare a avere? But now it's just a-